Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme come condividere la propria rete wireless su lunghe distanze, realizzando più dettagliatamente, più precisamente, un bridge Wi-Fi, una punto-punto o una multipunto, utilizzando una coppia di questi dispositivi qui. Questo che ho in mano è un Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2 ed è una particolare antennina che è in grado di coprire lunghe distanze, lunghe tratte fino a 15 km in 5 GHz e per un'ampiezza di banda massima di ben 450 megabit per secondo. All'interno della confezione dello Ubiquiti troveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per costruire una punto-punto o una multipunto, in particolare troveremo la nostra antenna, la nostra parabolina, il trasformatore PoE per alimentare l'antennina in Power over Ethernet a 24 volt, una fascetta di alluminio per fissare la nostra antenna su un palo o su un qualsiasi alloggiamento per poter eseguire l'allineamento e volendo possiamo anche acquistare questo strumento qui che ci consente di fissare l'antenna a muro ad un costo veramente irrisorio. Non vi faccio vedere l'unboxing, vi faccio vedere invece l'installazione dell'antenna e la configurazione del dispositivo. Fissare l'antenna è veramente molto semplice, basta appoggiare la parte sferica della staffetta nella parte posteriore dell'antenna, infilare il blocco dotato di frizione per la regolazione e successivamente adagiare la staffetta contro un paletto, assicurandosi di far passare la fascetta in metallo dal foro posto alla base. Avvitando la fascetta, bloccheremo l'antenna al supporto. Al termine dell'installazione apriamo lo sportellino posteriore ed inseriamo un cavo Ethernet all'interno della porta PoE in entrambe le nostre antenne. Successivamente richiudiamo lo sportellino. Adesso non ci resta che alimentare le nostre antenne con l'alimentatore PoE fornito a corredo. Inseriamo quindi i cavi Ethernet provenienti dalle antenne all'interno dello slot RJ45 con l'etichetta PoE dei rispettivi alimentatori. Nell'altro slot dei rispettivi alimentatori inseriremo un altro cavo Ethernet che sarà a sua volta connesso ad un modem router domestico o ad uno switch professionale. Al termine alimentiamo l'alimentatore collegando la presa di corrente alla rete elettrica. Ora che entrambi i dispositivi sono connessi alla rete, possiamo procedere alla configurazione. Mi raccomando, prima di procedere, assicuratevi che le due antenne siano ben visibili fra loro e che non siano presenti ostacoli come alberi o palazzi nel mezzo. Per aiutarvi a verificare l'allineamento, potete utilizzare un puntatore laser o un binocolo. Dopo aver stabilito una prima connessione, potrete utilizzare gli strumenti forniti da Ubiquiti per eseguire l'allineamento in modo più preciso. Prima di partire dobbiamo scaricare l'app Wisp che precedentemente si chiamava UNMS. È un'app di Ubiquiti, quindi la troverete sicuramente, anche se nel futuro potrebbe cambiare nome. Però basta cercare Ubiquiti e sicuramente la troverete. Successivamente apriamo le reti e connessioni, selezioniamo Wi-Fi, accendiamo il Wi-Fi. Fra le reti disponibili dovrebbe apparire una rete ad hoc messa a disposizione dall'antenna NanoBeam. Nel mio caso è questa NBE5AC, io la seleziono e mi connetto. Al termine della connessione alla rete apriamo l'app Wisp e a questo punto selezioniamo la nostra antenna NanoBeam 5AC Gen 2 che è flaggata con il badge Needs Setup e per cui è in attesa di ricevere la nostra configurazione. Una volta selezionata l'antenna, poiché all'interno dell'app non abbiamo ancora configurato degli access point, clicchiamo su Create New Access Point. Volendo possiamo eseguire anche una configurazione manuale attraverso Manual Setup. Ma visto che la configurazione automatica ci configura in maniera molto semplice il nostro access point, clicchiamo su Create New Access Point. Arrivati qui, l'app ci comunica che l'access point è pronto. E possiamo immediatamente consultare il device login e device password per accedere al pannello di amministrazione e il network name e il network password, ossia il nome della rete dell'access point alla quale dovremo connetterci per poter eseguire la nostra punto punto o multipunto. Clicchiamo su Finish e
All'interno di Devices qui possiamo entrare per eseguire delle personalizzazioni successive, ad esempio possiamo cambiare il nome della rete e la sua password cliccando sul pulsante Configuration, sull'icona della chiave per entrare nella sezione Configuration. Io cambio l'SSID, la chiamo Tower Bridge. Qui sotto possiamo anche scegliere di selezionare un'altra ampiezza di banda, un'altra frequenza, anche se la stessa all'avvio viene negoziata in base ad una scansione per evitare conflitti con le frequenze dei radar. Qui possiamo scegliere di abilitare la punto-punto nel caso in cui non volessimo realizzare una multipunto e all'interno di System possiamo anche cambiare la password del nostro utente di admin. Al termine clicchiamo su Done, cambio anche l'hostname, per coerenza la chiamo nuovamente Tower Bridge e successivamente clicchiamo su Apply. Al termine della configurazione il dispositivo si riavvierà. Perfetto, configurazione applicata. Adesso non ci resta che andare dall'altro lato o dall'altro punto per appunto realizzare la punto-punto, scusate il gioco di parole. E configurare l'altra antenna. Dopo aver montato e cablato la seconda antenna, apriamo le impostazioni sulla connessione wireless e colleghiamoci al secondo access point disponibile dell'antenna secondaria, quella che funzionerà da station. Dopo essersi collegati, apriamo l'app WISP e noteremo che sarà presente un badge Needs Setup. Clicchiamo sull'antenna. E adesso selezioniamo dall'elenco delle connessioni disponibili il nome della rete wireless che abbiamo creato precedentemente. Io l'ho creata con il nome Tower Bridge, quindi selezionerò la prima e l'unica. Attendiamo la configurazione. Al termine della configurazione clicchiamo su Done, Finish. Successivamente entriamo all'interno dell'antenna. Se avete cambiato delle impostazioni come la password, potrebbe essere necessario configurare a mano questa impostazione. Clicchiamo quindi sull'icona delle impostazioni, clicchiamo su SSID, sull'icona del Wi-Fi con queste frecce particolari e andiamo a scorrere l'elenco su Site Survey alla ricerca della nostra antenna. La mia funziona sulla frequenza di 5200 MHz, quindi selezionerò Tower Bridge. Clicco su Connect e successivamente in Wireless Security vado ad inserire la mia password. Fatto ciò, clicchiamo su Save. Attendiamo il riavvio del dispositivo dopo che avrà applicato la configurazione ed ecco che l'antenna si è allineata con quella principale. Possiamo notare il throughput dei dati che vengono scambiati fra le due antenne, quindi sul bridge, e anche il pop-up di informativa sull'assenza della connessione internet che è sparito. Al termine della configurazione, andando sul pannello di controllo di una delle due antenne, in particolare sfruttando la modalità desktop, possiamo leggere una serie di informazioni più dettagliate sulla qualità della connessione, sul throughput sviluppato e sulla distanza fra le due antenne. Le mie due antenne sono leggermente disallineate, nei prossimi giorni procederò a migliorare ulteriormente l'allineamento. Ma posso dire già da ora di essere soddisfatto dei risultati ottenuti. Qui sotto possiamo notare altre informazioni come gli indirizzi IP, la distanza del cavo Ethernet, le modalità di connessione, le frequenze utilizzate sullo spettro della 5 GHz e eventualmente degli errori che si verificano durante la trasmissione. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Voglio fare giusto una precisazione prima di salutarvi. Mi raccomando, fate attenzione quando condividete la vostra connessione wireless. Verificate sempre il vostro contratto di connessione, in quanto molto spesso non è permesso di condividere la propria connessione internet attraverso questi strumenti. Potete quindi utilizzarli solo ed esclusivamente per estendere la vostra rete locale su più punti geografici. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate a riguardo. Io vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale e non dimenticatevi soprattutto di attivare la campanellina per ricevere puntualmente gli aggiornamenti sulle nuove uscite. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!